disvelare ciò che è realmente accaduto, a partire dallo smascherare quelli che sono i veri terroristi che operano contro Cuba. Perché questo mi pare la chiave politica del ragionamento. Il film di Landau è proprio una ripercorrere nella prima parte la storia del terrorismo che ha subito Cuba. E nella seconda parte prende l'esame come terroriste, interviste anche gli stessi terroristi che dicono chiaramente sì, noi abbiamo partecipato a questo tipo di attività, abbiamo tentato di assassinare Fidel Castro. The case of the five. Il caso di dei cinque che viene raccontato nel film. Which I hope all of you will spread as widely as possible. Che si augura dopo questa sera ognuno di noi possa diffondere la storia, diciamo così, ed essere portatore di questa nuova, di questa conoscenza. Because one of the five, René González, perché uno di loro, René González, will be freed on parole. Libertà condizionata. Ah, è in libertà condizionata. On October 7th. Fino, cioè, a partire dal 7 di ottobre. But the judge demands that he remain in Miami for 3 years. Ma la legge americana prevede che questa persona debba rimanere sul suolo americano per altri 3 anni. Which is the equivalent of giving him the death sentence. Che dice l'equivalente di dargli una pena di morte, perché quando cioè è più sicuro all'interno di una prigione piuttosto che fuori di questo. A través de la información que entregó el gobierno cubano, el FBI tenía una ventaja de descubrir quiénes eran. Attraverso l'informazione fornita dal governo cubano, l'FBI ha avuto un vantaggio, un beneficio per la scoperta dei cinque, per scoprire i cinque. Che los americanos están haciendo la misma cosa en muchos países, infiltrando grupos supuestamente terroristas para impedir actos terroristas contra los Estados Unidos. La stessa cosa stanno facendo gli Stati Uniti, che hanno infiltrato loro agenti in altre nazioni per impedire, prendere notizie e impedire atti di terrorismo verso gli Stati Uniti. Bueno, lo che abbiamo visto oggi è una síntesi della storia di Cuba negli ultimi 50 anni, che si basa in la relazione questa tan compleja con Estados Unidos. La película de Saul Landau recoge ese espíritu y lo recoge de una manera muy, muy, muy brillante. Al vincularlo con el tema de los cinco, nos parece todavía más importante, toda vez que el resultado de los cinco es justamente esa síntesis de esos 50 años y más de conflictos entre Estados Unidos y Cuba.